Ho deciso di parlare della leggerezza, uno perché è il primo incontro prima della pausa estiva e un po' voglio che richiami la leggerezza che si aveva alla fine della scuola, non perché questa sia una scuola, ma perché a volte dobbiamo avere l'abilità a richiamare quelle sensazioni, quelle emozioni positive che abbiamo vissuto quando eravamo bambini. E una di queste era la leggerezza. La leggerezza è tipica dei bambini. Quindi alcune persone mi chiedono: sì, vabbè, Milena, bello il discorso della leggerezza, ma come si fa? Primo punto, osservate i bambini. Quindi quest'estate, questo agosto, chi avrà l'opportunità di andare in vacanza, ma per chi non l'avrà sicuramente può andare in un parchetto o andare nella piscina. Osservate i bambini, soprattutto più sono piccoli, più i bambini sono leggeri. Cosa vuol dire essere leggeri da un punto di vista? Scusate. Cosa vuol dire essere leggero? Oh mamma, scusa. A proposito di leggerezza, mi è andato qualcosa attraverso. Cosa vuol dire essere leggeri da un punto di vista energetico? Una cosa molto semplice, molto molto semplice. Avere pochissime bioresistenze. Più noi abbiamo un numero inferiore di resistenze interiori, più l'energia fluisce liberamente. Più l'energia fluisce liberamente, più siamo leggeri. Quindi la leggerezza è direttamente proporzionale all'energia libera che abbiamo nel nostro corpo. Per comprenderlo, pensate proprio ai momenti della vostra vita in cui avete proprio percepito quel senso di leggerezza, di libertà. Sicuramente vi verranno in mente momenti in cui eravate più giovani, magari non vi verrà in mente quando eravate bambini, ma sicuramente molti la leggerezza l'associano magari all'adolescenza, alla gioventù. Perché? Perché più siamo giovani e più energia libera abbiamo. Più cresciamo, più le vicissitudini della vita ci portano a bloccare l'energia. E perché si blocca l'energia? Perché si blocca il sentire, il nostro secondo cervello. E l'anno prossimo, nella nuova stagione che partirà il 5 di settembre, ho deciso che lavoreremo molto sul sentire, perché il sentire è la porta d'accesso nel comprendere chi siamo ed è la porta di accesso anche per entrare in contatto con quei comandi inconsci che noi ci siamo dati, ripeto, quei comandi inconsci che noi ci siamo dati. E questo è un passaggio importante perché molto spesso si dà la responsabilità ai nostri genitori, alla nostra famiglia, alla scuola, alla cultura, alla fidanzata, al fidanzato, alle scie chimiche, alla geoingegneria, che oggi detto tra noi diciamo è abbastanza un tema attuale, ma il punto vero, tutti questi elementi esterni sono degli stimoli che arrivano. Siamo noi a livello inconscio, a livello soprattutto quando siamo più piccoli, e a livello di, diciamo così, di energia di sopravvivenza, di frequenza di sopravvivenza, che decidiamo di bloccare un qualcosa. Perché questo, aspetto è così importante? Perché se ci rendiamo conto che siamo stati noi a mettere quei comandi, siamo stati noi a mettere quei blocchi,
ci consapevolizziamo che nello stesso modo noi possiamo scioglierli. E questo è un passaggio mentale importantissimo. La presa di consapevolezza che nessuno ha il potere di inserire dentro di noi dei comandi. Siamo noi che, per non sentire, per non gestire determinate emozioni, decidiamo di auto-inserirci dei comandi. Vi faccio un esempio concreto. Il bambino, ci sono in ogni famiglia, ci sono tendenzialmente delle emozioni che non sono consentite. Se si è cresciuti in una famiglia in cui tutte le emozioni erano consentite, si è molto fortunati. Paradossalmente, in alcune famiglie potrebbe essere stata non consentita nemmeno la gioia. Pensate a quei bambini che crescono con dei genitori che magari anche solo uno dei due ha una forma depressiva. Secondo voi, in una casa di quel tipo, la gioia è un'emozione concessa? No, perché il bambino registra che nel momento in cui è gioioso, la mamma è comunque in uno stato depressivo. Anzi, tendenzialmente le persone depresse tendono molto a sfuggire le persone troppo gioiose, le persone troppo vitali. E quindi inconsciamente il bambino può interiorizzare che la gioia non deve essere manifestata. Poi ci sono, no, tutti questi modi di dire. Diciamo che la gioia, se facciamo un'analisi proprio culturale e sociologica, non è che sia proprio un'emozione che viene consentita. Il bel gioco dura poco, il riso, com'è che il riso vive sulla bocca degli stolti, non è così, però il senso è quello. Faccio sempre questo scherzo col figlio di mio marito, che lui è la gioia, ecco, la rappresentazione della gioia. A volte, no, quando siamo lì che scherziamo, sopra dice il bel gioco dura poco. Io dico, no, scusa Tommy, il bel gioco dura tanto, sei bello perché deve durare poco. E allora abbiamo sempre questo sketch. Però non è solo uno sketch, è un messaggio molto potente. Perché il bel gioco dura poco? Perché dovrebbe durare poco? Perché la nostra mente, questo dipende molto anche dall'educazione che abbiamo ricevuto, ma culturalmente è molto simile per certi versi. Se noi pensiamo al peggio, pensiamo che siamo preparati, pensiamo che sia prevedibile. E proprio questo weekend ero in montagna, siamo andati a fare una passeggiata con degli amici e c'era il figlio di amici di mio marito, di miei amici, che era molto positivo perché stava piovendo, quindi tutti erano, ma no, torniamo indietro, e io gli ho proprio detto, bravo, sei molto positivo, e lui dice, sì, ultimamente mi sento positivo, anche non so se è giusto, perché poi dopo, se pensi mai, almeno sei preparato. No, non funziona così, è un'illusione che ci diamo. E l'illusione della nostra mente è che tutto ciò che possiamo prevedere è più facile da gestire energeticamente. Quindi noi siamo programmati inconsciamente, in funzione dell'educazione che abbiamo avuto, in funzione della cultura in cui siamo stati inseriti, a prevedere il peggio. Così se poi succedono cose belle, siamo solo che felici. Ma noi possiamo programmarci anche a prevedere il meglio. Però come vi sentite a pensare di prevedere il meglio? Cosa sentite nel vostro corpo? Provate ad ascoltarvi. Cosa sentite alla bocca dello stomaco? Quali sono i pensieri che vi arrivano? Ma questa, se è fumata qualcosa? No, sono così naturale, gente. Pensate se iniziasse a fumarmi qualcosa. È proprio un cambio di paradigma. Sto seguendo un corso molto interessante su
sulla biochimica legato alla dieta, cioè, quindi un dietista biochimico. E stamattina stavo ascoltando in macchina questa lezione in cui parlava del concetto di caloria. E lui diceva, cioè il concetto di caloria oggi è un qualcosa che viene utilizzato tantissimo, cioè tutte le diete si basano, sono principalmente, a parte alcune, la maggior parte ipocaloriche, e quindi devi ingerire un numero di calorie inferiore rispetto a quello che il corpo mediamente consuma. Ma c'è un errore di fondo, che due stessi prodotti possono apparentemente avere lo stesso numero di calorie, ma avere un effetto sul corpo totalmente diverse. Adesso io non conosco nello specifico l'esempio, però facciamo un esempio che non è corretto da un punto di vista numerico, però una banana potrebbe avere lo stesso apporto calorico, che ne so, di 100 grammi di patatine fritte del McDonald's. Ma capite che non è la stessa cosa ingerire una banana o ingerire 100 grammi di patatine fritte del McDonald's? E parlava di questo concetto che era di una semplicità assoluta, se ci pensate. Giustamente lui diceva, però un qualcosa nato a metà dell'Ottocento che ci continuiamo a portare dietro, e smontare il concetto che una dieta non deve essere basata sulle calorie, ma sul cibo e sulla qualità del cibo che inserisci, che peraltro cambia in funzione delle persone. Ad esempio, una cosa che non sapevo, che le donne rispetto agli uomini hanno un intestino molto più lungo e che quindi hanno una digestione del cibo completamente diverso. Quindi gli uomini sono più portati per la carne, le donne più per l'aspetto delle verdure. In linea teorica, ok? In linea, diciamo, di media. E l'ho ascoltato e dicevo, ma quante caspita di cose ci saranno che pensiamo che siano la normalità? Perché siamo cresciuti con quei concetti. Siamo cresciuti con l'idea di una vita media di 80 anni. Ma che ce lo dice? Se in realtà leggiamo i libri storici si parla di persone che avevano una vita molto più lunga. Perché sto facendo tutto questo argomento, tutta questa diversione, stasera faccio fatica a parlare, sto facendo tutto questo giro per dirvi che l'essere sereni, l'essere gioiosi, l'essere leggeri può diventare un modo di vivere. E noi nasciamo con quel programma, perché basta vedere i bambini. Tanto che, fateci caso, quando una persona è molto allegra, molto spensierata, cosa gli si dice? Vabbè, basta, dai, non fare il bambino. Messaggio negativo. Ma invece noi dobbiamo proprio riagganciare quell'energia, dobbiamo riagganciare quel fuoco, perché dentro, ed è questo il messaggio potente che vi voglio dare oggi, semplicemente ci sono queste resistenze che stanno affievolendo quel fuoco, che stanno affievolendo quell'energia, ma c'è. E noi come siamo stati in grado di mettere i blocchi nella nostra infanzia per bloccare quell'energia, perché era necessario bloccarla, oggi abbiamo lo stesso potere per andare a riattivare questi blocchi, a sciogliere questi blocchi, riattivarli in senso positivo, sciogliere questi blocchi. Perché noi dobbiamo comprendere un concetto molto semplice, che è il seguente: il bambino, quando è tale, ha un'unica esigenza, essere visto, essere riconosciuto dai propri genitori, punto. Noi ci definiamo, comprendiamo chi siamo in funzione di ciò che ci circonda. E se il rimando è, se tu ti comporti bene, io ti voglio bene, ovviamente a livello inconscio questo, in modo diretto ma anche un po' inconscio, cosa fa il bambino? Diventa un bravo bambino. Ci sono, no, quei bambini, cioè, ah, guarda che brava donnina, guarda che bravo Metto,
sono proprio contenta, mi dice sempre sì. Male! Se ti dice sempre sì, perché vuol dire che si adatta alle tue esigenze di genitore. Certo che avere un genitore è più semplice, soprattutto nella fase adolescenziale. È molto più semplice gestire un figlio che ci dice sempre sì. Ma la fase di rottura, di conflitto che c'è nell'adolescenza è il modo che il ragazzo ha per rompere la simbiosi che ha con i genitori. E quindi un qualcosa di positivo. Quindi quello che un genitore dovrebbe fare non è evitare il conflitto, ma creare un conflitto costruttivo, dando la possibilità prima al bambino e poi al ragazzo di esprimere, di entrare in contatto con quello che è la sua essenza. E invece se noi siamo avvocati, vogliamo che anche nostro figlio sia avvocato. Se noi non ci siamo potuti laureare, e allora vogliamo che nostro figlio ci riscatti. Ma lui è lui, non è noi. È per quello che poi i genitori molto spesso combinano dei disastri pazzeschi, pur volendoci un mondo di bene. E qua non deve scattare il giudizio, deve scattare l'osservazione, dire ok, mi rendo conto che c'è stata questa dinamica. Grazie, perché comunque tu mi hai dato la vita, che è la cosa più preziosa che abbiamo su questa terra. Questo non vuol dire che io non possa trasformare, decidere di essere oggi quel genitore potenziante, trasformativo, che per vari motivi non ho potuto avere. Quindi prendo il meglio e quel meglio lo trasformo per prendermi oggi cura di me. Bene, quindi come usare le My Energy Bars per lavorare con la leggerezza? Primo punto, protocollo di centratura quotidiano. Fatelo. Sono 3 minuti, 4 minuti. Prendete l'abitudine di farlo tutti i giorni, anche quando state bene. Soprattutto se state bene. Perché a volte cosa succede? Che si iniziano ad usare, si è motivati, si inizia a percepire che si sta meglio e allora poi si mettono da parte. No, continuiamo ad usarle, anche il viceversa, le sto usando, vedo che stanno nascendo un po' di ansia, sento che si sta muovendo qualcosa, bene, andiamo avanti ad usarle, diamoci almeno, dico sempre, un mese di utilizzo costante del protocollo di centratura, perché comunque quello lavora nel sciogliere le bioresistenze che sono pronte per essere sciolte, già ci permettono e ci portano ad approcciarci poi ad uno scavo più profondo con più energia. Non iniziamo subito a voler spalare buche profonde quando non abbiamo neanche i muscoli. Iniziamo a farci muscoli, iniziamo a alzare il chiletto da 1 chilo e poi andiamo in profondità, perché sennò sapete cosa succede? Autosabotaggio. Vogliamo subito andare in profondità, non ci riusciamo perché non abbiamo abbastanza muscoli, non riusciamo a scavare e poi ci confermiamo che non siamo. Invece dobbiamo essere, in questo caso dobbiamo attivare il nostro genitore normativo interno e essere diligenti, 3 minuti al giorno, è un autorizzarmi a prendermi cura di me. Volutamente il protocollo di centratura l'ho fatto così breve, perché comunque quei 3 minuti al giorno fatti con costanza diventano trasformativi, perché ogni volta che io dico quotidianamente io sono, io sento, io creo, io sto dando 3 comandi ben precisi. Mi autorizzo ad essere, mi autorizzo a sentire e mi autorizzo a creare. E poi, poco per volta, l'energia si muove, siamo più leggeri e riusciamo ad andare più in profondità. Bene, quindi io direi che stasera iniziamo con un bel protocollo di centratura.
poi facciamo una meditazione con il protocollo di rilassamento, di ascolto della leggerezza. Quindi vi chiederò di ricordare un evento in cui eravate sereni, felici. Sicuramente c'è. Anche chi non se lo ricorda, vi posso assicurare che c'è. Non stareste qua se non ci fosse. Dobbiamo riattivare la memoria positiva, perché noi siamo molto bravi a ricordarci ciò che ci ha creato dolore. Dobbiamo prendere consapevolezza di ogni volta che proviamo gioia, che proviamo gratitudine. Quindi ve lo assicuro per certo che anche chi ha avuto la vita, diciamo, più sfidante al mondo ha sicuramente vissuto dei momenti di leggerezza, perché se no non saremmo qua oggettivamente, non avremmo proprio la forza psichica per stare qua. E purtroppo ci sono persone che questa forza psichica non ce l'hanno, cioè, quindi ci sono purtroppo persone che sono nati con un'energia molto potente, perché tutti nasciamo con questa energia, con questo fuoco, ma fin dalla nascita sono stati circondati dalla violenza e dalla non accettazione. Quindi ci sono situazioni che oggettivamente è difficile trovare un momento di leggerezza, ma io sono certa che ognuno di noi lo trova. E se non lo trovate, pensate adesso, cioè adesso che siamo in questa diretta, mi sembra che ci sia un po' di leggerezza, ok? Quindi ve le ho date tutte, ok? Oppure pensate nel momento in cui avete ricevuto le My Energy Bars, in quel momento avrete sentito un moto di gioia, di leggerezza. Bene, allora prendiamo le bars in mano. Per chi non le ha, può immaginare di averle in mano. Io il protocollo lo farò seduta. Voi scegliete come meglio credete. Sapete che il protocollo di centratura io consiglio di farlo in piedi, perché è una posizione comunque di comando. E quindi quando lo fate la mattina, fatelo in piedi, perché è un segnale potente che date al vostro corpo. Io sono, io sento, io creo in tutta la mia evoluzione. Quindi proprio lo stare in piedi è anche una posizione di comando. In questo caso potete deciderlo se farlo in piedi o farlo seduto. Quindi partiremo con i cilindri messi in questo modo, e poi nella fase successiva li metteremo nella posizione di rilassamento. Quindi, per intenderci, questa. Ok, entreremo in ascolto. Bene, prendete le My Energy Bars in mano, oro sinistra, argento destra. Fate un respiro profondo e chiudete gli occhi. Immaginate un fascio di colore argento che dal centro della terra sale, entra dal vostro perineo e attiva il primo, il secondo, il terzo centro, e si espande nel centro della galassia. E dal centro della galassia arriva un fascio di colore oro brillante che entra dalla vostra fontanella e attiva il terzo, il secondo, il primo centro, e si espande nel centro della terra. Prendete consapevolezza di essere un portale di collegamento cielo-terra, terra-cielo. E ora concentrandovi nel primo, nel secondo e nel terzo centro, ripetete: io sono, io sento, io creo. 3,
nove. Io sono, io sento, io creo. Tre, sei, nove. Io sono, io sento, io creo. Tre, sei, nove. Io mi autorizzo a essere, sentire e creare. Io mi autorizzo a entrare in contatto con il mio potere ancestrale. Io mi autorizzo ad essere me. Fate un respiro profondo e ora potete scegliere se tenere le barre in mano oppure se metterle sul tavolo. E posizionare le vostre mani attorno ad esse. Ponete l'attenzione che tutti i polpastrelli siano ben chiusi in modo da creare una coerenza tra l'emisfero destro e l'emisfero sinistro. Immaginate proprio un infinito e nel centro delle vostre mani il punto di congiunzione. Immaginate proprio un infinito, un otto, dove al centro dei due cerchi dell'otto ci sono le vostre My Energy Bars. Immaginate di osservare questo flusso di energia che crea un infinito passando dalla bar destra alla bar sinistra all'interno delle vostre mani. E osservate come siete, sentite, create, create, sentite, siete. In questo circolo potente siete, sentite, create, create, sentite, siete. È un circolo infinito che vi genera leggerezza perché vi permette di prevedere che se siete, sentite, create, e se create, sentite, siete. Quindi siete all'interno di questo infinito in cui potete essere tutto quello che volete, potete creare tutto quello che volete. Il punto di congiunzione passa per il sentire. Fate ora un respiro profondo. Immaginate di essere una piuma o un palloncino. Osservate come in questa onda di essere, sentire, creare, creare, sentire ed essere, iniziate ad alzarvi. Più percepite che siete cullati da quest'onda, essere, sentire, creare. Creare, sentire ed essere.
Essere, sentire, creare. Creare, sentire ed essere. E contemporaneamente salite verso l'alto, verso le infinite possibilità. Contemporaneamente scendete verso il basso, nel vostro io più profondo, e percepite questa dualità che nel punto centrale dell'infinito diventa manifestazione. E in questo stato ripetete con voce di comando: io sono leggerezza, io sento leggerezza, io creo leggerezza, io mi autorizzo ad essere. Sentire, creare. Io mi autorizzo ad essere leggero e a volare in alto. A te ora un respiro profondo. Iniziate a muovere leggermente i piedi, il collo, potete anche darvi dei piccoli pizzicotti sulle gambe, togliete le mani dalle barsa, fate una leggera pressione sulle gambe, sulle braccia, tornate in contatto con il vostro corpo, con la consapevolezza che potete portare con voi questa sensazione di leggerezza. Fate un respiro profondo e al tre aprite gli occhi. Uno, due, tre. Bene, bene. Come state? Ho visto solo due persone in video perché le altre hanno la telecamera spenta, ma le vedevo abbastanza perse. Per questo ho suonato la campana per riportarvi qui. Perché questo è un altro punto importante. Si pensa che per essere leggeri bisogna staccarsi da questo mondo. Bisogna meditare, bisogna estraniarsi. Ed è sicuramente più semplice. Ma dobbiamo imparare a portare la leggerezza che magari viviamo attraverso la meditazione nella vita di tutti i giorni. E allora lì diventa proprio bello. Che c'è un po' di leggerezza in questo mondo in cui, diciamolo, è pieno di pesantume. È pieno di pesantume, soprattutto quando si ha a che fare con il genere umano, ma noi siamo triuners, non dimenticatevelo, quindi abbiamo scelto consapevolmente di essere, sentire, creare. Quindi non solo per noi, ma anche per questo mondo che ci circonda. Bene. Adesso la parola a voi, come sempre. Se ci sono domande, perplessità, condivisioni, potete o scrivere in chat o alzare la manina e abilitare il microfono.